crisi dopo 4 anni. Saluto ragazzi, io in questo momento mi fa piacere che parla ci siamo uniti in questo video. Ragazzi, prima reaction dell'anno e anche la prima del Foggia. Dopo la Serie D siamo con la Coppa Italia Serie D Brindisi Foggia, quindi derby. Il Foggia ritorna purtroppo in Serie D dopo quasi 7 anni e il Brindisi dopo 4 anni. Tanto già i Brindisi già ci aspettano con il Foggia a merda, così qua comunque. Ragazzi, vecchia maglia di bei tempi, bei tempi purtroppo passati. Tanto con tante fiaccole accese a illuminare, prima accendere la luce su questo Brindisi, su questa stagione che vede bianca. Già stanno con i tifosi del Foggia dall'altra parte, hanno qui coreografia dei tifosi del Brindisi. Il campionato vinto in eccellenza, il Foggia, pensate un po' l'anno scorso, anzi a maggio era in Serie B a 20 minuti dalla fine della partita del Pentecoti di Verona, era salvo in Serie B, poi l'estate tribolata, prima la che ci vuoi fare? Vabbè ragazzi, direttamente all'inizio della partita. Ragazzi, è iniziata Brindisi Foggia, è iniziata la stagione dei rossoneri. Ragazzi, finisce il primo tempo di Brindisi Foggia. Allora, non un buon primo tempo per il Foggia, qualche occasione l'ha fatta, ma però il Brindisi sta veramente dominando. Sappiamo che purtroppo il Foggia non ha le condizioni di giocare, perché purtroppo, come sappiamo, in questi giorni non ha potuto, cioè ha fatto solo i ritiri, non ha fatto qualche amichevole così, perché è cominciato tardi la stagione, mentre invece il Brindisi ha ottime condizioni perché ha iniziato prima il precampionato facendo anche 3 amichevoli. Comunque noi siamo veramente in condizione, però per il momento stiamo tenendo. Comunque se dovesse finire 0-0 si andrebbe ai calci di rigore, dove lì sarebbe una lotteria, però ancora non è detta l'ultima, perché la partita deve ancora finire. E niente ragazzi, ci vediamo direttamente al secondo tempo e speriamo bene, oppure se finisce male non lo so, vabbè. Ragazzi, è iniziato il secondo tempo di Brindisi Foggia, ci vediamo dopo. Sì, al 95esimo, sì! Gli ad aresta di testa. Godo, merde. Attilio, vabbè, l'avevamo detto, i calci piazzati, cross in area di rigore potevano essere una chiave tattica per te, Brindisi di merda. In questo caso giocate. Ex Bay che si è fatto trovare gli ad aresta, 1-0, ex Bay, al l'anno scorso con il Bari, con Floriano. Teso, perfetto, per la sua testa, la girata, l'incornata. Sul primo palo, portiere, non ha potuto far nulla. Foggia in vantaggio, probabilmente nel momento più delicato del match. Io me lo sei. Nel momento più delicato del match. Io me lo sei, che segnava Foggia. Sono 200. No, perché quello che è quello lo stato del Foggia. Certo, in queste partite il risultato non cambia. Vai. Le impressioni, Brindisi ha fatto una 1-0, è pure a tempo, mamma mia, veramente scaduto, perché siamo al 90, no, quasi al 97esimo. Mamma mia. Adesso vediamo se ci sarà tempo. Che sofferenza, per però. L'ultimo salto del Brindisi, no, con un gol. Se Foggia vince, che va nei rigori. L'arbitro dovrebbe concedere, perché se ormai siamo a 6 minuti e 53 secondi nel recupero. Va, mantenete sto cazzo. E finisce così. Sì. Foggia. E passiamo. Si arrende solo al 96esimo. Adesso secondo turno di Coppa Italia Serie D, Foggia Nardò. In questo caso bellissima il Foggia, partita sofferta, anche se il Foggia non aveva i minuti nelle gambe, invece i Brindisi sì, ma infine nei minuti finali il Foggia ce l'ha fatta. Fu Magalli che doveva entrare per i calci di rigore, ho detto, oh, avevo pure detto se Fu Magalli entra il Foggia segna, che entra a fare Magalli, vabbè. Ragazzi, tanto questo è di Vieste, buttavano sempre palla avanti, palla in aria. Vabbè ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale, in descrizione c'è sempre il mio nome, che come chiamo su Instagram, e niente, alla prossima.